Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa domenica il Vangelo fa risuonare con forza l'invito a vivere in pienezza e senza tentennamenti la nostra adesione al Signore. Gesù chiede ai Suoi discepoli di prendere sul serio le esigenze evangeliche, anche quando ciò richiede sacrificio e fatica. La prima richiesta esigente che egli rivolge a chi lo segue è quella di porre l'amore verso di lui al di sopra degli affetti familiari. Dice: chiama padre o madre, figlio o figlia, più di me non è degno di me. Gesù non intende di certo sottovalutare l'amore per i genitori e i figli, ma sa che i legami di parentela, se sono messi al primo posto, possono deviare dal vero bene. Lo vediamo. Alcune corruzioni nei governi vengono proprio perché l'amore alla parentela è più grande dell'amore alla patria e mettono in carica i parenti. Lo stesso con Gesù. Quando l'amore è più grande di lui, non va bene. Tutti potremmo portare tanti esempi al riguardo, senza parlare di quelle situazioni in cui gli affetti familiari si mischiano con scelte contrapposte al Vangelo. Quando invece l'amore verso i genitori e i figli è animato e purificato dall'amore del Signore, allora diventa pienamente fecondo e produce frutti di bene nella famiglia stessa e molto al di là di essa. In questo senso Gesù dice questa frase. Anche ricordiamo come Gesù rimprovera i dottori della legge che fanno mancare il necessario ai genitori con la pretesa di darlo all'altare, di darlo alla Chiesa. Rimprovera. Primo, il vero amore a Gesù richiede un vero amore ai genitori, ai figli. Ma se da primo cerchiamo l'interesse familiare, questo porta sempre su una strada sbagliata. Poi Gesù dice ai Suoi discepoli: chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Si tratta di seguirlo sulla via che egli stesso ha percorso senza cercare scorciatoie. Non c'è vero amore senza croce, cioè senza un prezzo da pagare di persona. Che lo dicano tante mamme, tanti papà che si sacrificano tanto per il figlio e portano dei veri sacrifici, le croci, ma perché amano. Portata con Gesù, la croce non fa paura, perché Lui è sempre al nostro fianco per sorreggerci nell'ora della prova più dura, per darci forza e coraggio. Neanche serve agitarsi per preservare la propria vita con un atteggiamento timoroso e egoistico. Gesù ammonisce: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, cioè per amore a Gesù, per amore al prossimo, per il servizio degli altri, la troverà.
è il paradosso del Vangelo, ma anche di questo abbiamo, grazie a Dio, tantissimi esempi, lo vediamo in questi giorni. Quanta gente sta portando croci per aiutare gli altri, si sacrifica per aiutare gli altri che hanno bisogno in questa pandemia, ma sempre con Gesù si può fare. La pienezza della vita e della gioia si trova donando se stessi per il Vangelo e per i fratelli, con apertura, accoglienza, benevolenza. Così facendo possiamo sperimentare la generosità e la gratitudine di Dio. Ce lo ricorda Gesù: chi accoglie voi, accoglie me. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, non perderà la ricompensa. La gratitudine generosa di Dio Padre tiene conto anche del più piccolo gesto di amore e di servizio reso ai fratelli. Anche in questi giorni ho sentito un prete che era commosso perché in parrocchia gli si è avvicinato un bambino e ha detto: padre, questi sono i miei risparmi, poca cosa, e per i suoi poveri, per coloro che hanno oggi bisogno per la pandemia. Piccola cosa, ma grande cosa. È una riconoscenza contagiosa che aiuta ciascuno di noi ad avere gratitudine verso quanti si prendono cura delle nostre necessità. Quando qualcuno ci offre un servizio, non dobbiamo pensare che tutto ci sia dovuto. No. Tanti servizi si fanno per gratuità. Pensate al volontariato, che è una delle cose più grandi che ha la società italiana, i volontari, e quanti di loro hanno lasciato la vita in questa pandemia. E si fa per amore, semplicemente per servizio. La gratitudine, la riconoscenza è prima di tutto segno di buona educazione, ma anche un distintivo del cristiano. È un segno semplice ma genuino del regno di Dio, che è il regno di amore gratuito e riconoscente. Maria Santissima ha chiamato Gesù più della sua stessa vita e lo ha seguito fino alla croce. Ci aiuti a metterci sempre davanti a Dio con cuore disponibile, lasciando che la sua parola giudichi i nostri comportamenti e le nostre scelte. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitri. Udini e feciamo promissionibus Christi. Grazie in Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Fili Tui, incarnazione coniovi, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, martedì prossimo, 30 giugno, si terrà la quarta conferenza dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite per sostenere il futuro della Siria e della regione. Preghiamo per questo importante incontro perché possa migliorare la drammatica situazione del popolo siriano e dei popoli vicini, in particolare del Libano, nel contesto di gravi crisi sociopolitiche ed economiche che la pandemia ha reso ancora più difficili. Pensate che ci sono bambini con la fame, che non hanno da mangiare. Per favore, che i dirigenti siano capaci di fare la pace. Invito a pregare anche per la popolazione dello Yemen, anche qui, specialmente per i bambini che soffrono a causa della gravissima crisi umanitaria, come pure per quanti sono stati colpiti dalle forti alluvioni dell'Ucraina occidentale, possano sperimentare il conforto del Signore e il soccorso dei fratelli. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani, pellegrini, provenienti dall'Italia e da altri paesi. Vedo bandieri polacca, tedesca e tanti. In particolare saluto quanti hanno partecipato questa mattina qui a Roma alla messa in rito congolese, pregando per la Repubblica Democratica del Congo. Saluto la delegazione congolese qui presente. Sono bravi questi congolesi. Auguro a tutti voi una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo! Buon pranzo e arrivederci a domani per la festa dei Santi Pietro e Paolo.